Buonasera bambini e bambine, buonasera a tutti gentili spettatori. Eccomi qui, lieta e felice di presentarmi a voi su questa scena, così come si dice ad una narratrice. Io sono colei che, declamando in rima, a questa antica fiaba vi introdurrà per prima. Nella vicenda teatrale che tra poco ascolterete e spero applaudirete, io ho un ruolo marginale, niente di eccezionale, ma è un carattere vivace che mi piace. Sarò la giovane gitana, un po' insolente, un po' ruffiana, ballerina e cantante. Truffaldina, chiromante. Siccome un distrattone tra voi sempre ci sta, che si reca a teatro senza sapere cosa si rappresenterà, il regista mi ha pregata di presentarmi qua e dirvi due parole con gran sincerità. Cosicché poi nessuno nel corso della recita, alludendo al lavoro e agli attori, dica: ma che stanno recitando? Che vogliono costoro? Attenzione dunque, dimenticate i tristi pensieri e gli altri mali, il Covid-19, i politici, le tasse e le cambiali, e pensate a godervi lo spettacolo. Fatelo, per favore. Noi vi presenteremo nient'altro che una farsa recitata all'antica, un vecchio canovaccio di cui non si conosce l'autore originale, e il nostro regista, rifacendolo di sua fantasia, spera di aver portato a compimento, per vostro gradimento, un'ora di allegria. Intendiamoci, nulla di straordinario, solo un'antica fiaba popolare vi toccherà ascoltare, presentata a voi per passatempo, così come si faceva in piazza, il teatro un tempo. Gusterete la forma e la maniera di come recitavano gli antichi attori per i loro spettatori, e se bravi saremo come erano loro, lieti sarete voi, ma soprattutto noi. Bene, siamo in un tempo assai lontano, di un medioevo magico ed arcano. Ed ora, da quella parte, con tanta fantasia, immaginate una casetta. Fatelo per cortesia. La vedete? Qualcuno sì e qualcuno no, ma non fa niente, l'importante è sapere che lo terrete a mente. Ma chi ci vive là dentro? Di chi è quella casetta? Ecco, sto per dirvelo, ma non abbiate fretta. Lì ci vivono 4 sorelle con la madre e nessun uomo, perché sono senza padre. Ma d'una di loro, per sventura, è sparita la sua bellissima cintura. E ora, dopo l'avvertimento, senza alcuna malizia, voglio augurarvi buon divertimento. La commedia si inizia!